Allora, sono venuta a Milano perché appunto stasera c'è l'anteprima del film di Sofia, succede che ci ha invitato a me e Marco, che è da qualche parte, e quindi niente, sono molto felice. Oggi tra l'altro mio padre si laurea pure, quindi è una bella giornata. Una cosa che volevo dirvi è che ho appena registrato, sto registrando un vlog per raccontarvi di questa giornata e dentro c'è una notizia molto importante per me, che non vedo l'ora cioè, non so, posso fare. Ci sono le notizie ufficiali del secondo romanzo mio, e perciò appena tornerò a casa domani editerò tutto quanto e ve lo pubblicherò su YouTube anche come speciale 100.000 iscritti. Grande. Fragole. Comunque ci hanno portato tre mele diverse, così senza che noi glielo chiedessimo, tipo una verde scura, una verde chiara e una rossa, cioè geni. Ragazzi, fermi tutti. Ero qua tranquilla che stavo tipo niente, facendo nulla e ho sentito la porta che si è aperta e si è chiusa e Marco è sparito. Cioè, dove è andato? Perché? Che fine ha fatto? Tra poco ci prepariamo per la prima. Abbiamo fatto un sacco di video carini di noi che saltiamo sul letto. Perché sono rossa? Vabbè, Non è ancora salito nessuno per vedere se riesce a caricare la telecamera, macchina Ho fotografica. la mia videocamera scarica. Sai che io non sono buttato nel portafoglio ed è una cosa molto importante. Siamo praticamente. Allora, io e Marco ovviamente siamo in ritardo, sì, però Tanto comunque per siamo in cambiare. taxi, quindi arriveremo Sì, che non è comunque. ancora partito perché ci sono delle macchine davanti. Chiedo umilmente perdono a Sofia che siamo in ritardo, Buonami, Sofia. ma siamo comunque arrivati più o meno. Ho pensato un sacco a questo momento. Buongiorno ragazzi, sono arrivato in hotel. Siamo arrivati in hotel. Vi piace questa stanza? L'ho scelta perché è uno dei miei hotel preferiti di Milano. Illustraci il perché siamo qui a Milano in questo hotel oggi. Allora, siamo qui perché stasera c'è appunto l'anteprima del film di Sofia Viscardi. Succede che ci ha invitati e quindi non vediamo l'ora di vedere il suo film. Ciao Sofia! No, non sono invecchiato all'improvviso, semplicemente non mi piace fare l'Instagram Stories in cui mi inquadro. Però, guarda, abbiamo preso il caffè e il cappuccino. E lei sta facendo un vlog, sta vlogando tutto. Esatto, quindi tutto uscirà. Sul suo canale, seguitela. Siamo in ritardo sparato, però è libero questo taxi. Grazie, ci siamo fatti tutti. Ho pensato un sacco a questo momento, adesso ovviamente non so che cosa dire. Ah! Buongiorno, erano da giorni che volevo comunicarvi questa notizia perché ho avuto il piacere di rilasciare un'intervista legata al mondo del web sul libro universitario che l'anno prossimo si studierà proprio nel settore che riguarda il web marketing. E sono davvero onorato perché in futuro quello che ho appunto messo verrà preso in considerazione, almeno spero, per quanto riguarda il mondo del web che ho vissuto in questi anni. Il libro è questo, vi lascio nello swipe up il link nel caso voleste comprarlo su Amazon.
Devo con questa Instagram Stories infine ringraziare Maria Elena Capitanio e Andrea Di Cicco che mi hanno permesso di fare parte all'interno di questo libro come persona autorevole legata al mondo dei social. Ma la rosa che fine ha fatto? Ah, ciao, non partire! Io.